Buonasera a tutti, benvenuti, che bello. Oh, siete già numerosi, bene, sono contenta, molto molto contenta. Terza serata, un festival bellissimo qui in, sulla Marina di Cecina, in questo luogo meraviglioso. In queste sere ho sentito la risacca del mare ed è effettivamente bellissimo stare qui e fare quattro chiacchiere in tranquillità. Stasera avremo un bel po' di ospiti, quindi su questo palco ne saliranno tanti, io sono molto molto felice, ma prima, come sapete, io adoro ringraziare chi questo festival lo rende possibile. Intanto l'amministrazione comunale del Comune di Cecina, CCN di Marina di Cecina, Associazione Culturale Aurus Piscina con Marzio il suo presidente, ACS Art Center con il nostro direttore artistico Alessandro Schiavetti e poi main sponsor Mollica, Gillis e Vernivi Badger Engine Food, For Blue Bay con la Mustang che anche stasera non mi è riuscito a rubare, l'immobiliare Rubino, il salumificio Sandri, Vanni Pierino, Tecne Software and Service, Etrusca Service, Cubic Illuminazione e poi ci sono anche gli sponsor tecnici, fondamentali anch'essi, 3000 On Garden che ci dà la possibilità di avere un bellissimo salotto, Tebe Abbigliamento che mi veste e che ringrazio Daniela perché veramente fa dei miracoli, la Cecinella, villaggio turistico che ci accoglie e ovviamente la libreria Lucarelli che è qui a bordo palco e che a fine serata ospiterà il Filmalibri con l'ospite, con il nostro ultimo ospite, ultimo chiaramente non certo per importanza, anzi. Però prima dobbiamo fare un bel po' di cose carine, però prima di invitare gli ospiti chiederei alla regia Gabriele Bibiani, che ringrazio insieme a tutto il suo staff, di mandare il primo video, video che insieme a quelli che vedremo stasera sono realizzati da Giovanni Cavallini per il Comune di Cecina. Intanto mandiamo il primo e poi vediamo che succede. È proprio bella, io ci vengo da 12 anni e devo dire che la trovo ogni anno sempre più bella, quindi grazie per questo video, grazie anche per quelli che vedremo dopo e grazie anche a Riss Audio che ci aiuta in tutto e ci evita grossi problemi. Però cominciamo con un pochino di autorità, vedo, e chiaramente mi è d'obbligo chiamare prima su tutti il primo cittadino, Samuele Lippi. Buonasera. Insieme a Federico Fulceri, presidente del neoletto del CCN. Sì? Vice sindaco. C'è anche il vice sindaco. E c'è anche il consigliere. E c'è anche il consigliere comunale. Là. Venite. Allora, poi anche adesso. Perché gli esperti della bandiera blu sono loro e quindi
ma io mi permetto anche di invitare. Non ci si sta più a sedere. Ci sono un po' di autorità. Vieni, vieni. Allora, io mi, dunque, i, no, le nostre autorità le sono chiamiamo insieme. No, no, ci sono, dovrebbe esserci. Però il comandante Vincenzo Ferraro della Capitaneria di Porto. Dovrebbe esserci il capitano Giulia Ciocchetti della Guardia di Finanza. Dovrebbe esserci per la Polizia Municipale il comandante Armando Ore. Per i Vigili del Fuoco il capo reparto Granucci. Per i Carabinieri il maresciallo Brizzi. Per il commissariato PS il sostituto commissario Sandra Gimignani. E ci mettiamo tutti qui, anch'io sto qui in piedi con voi. Mettiamoci in piedi. Perché? Perché festeggiamo tutti insieme una cosa molto importante, ovvero la consegna della bandiera blu. Ora, consegnare la bandiera blu non significa soltanto avere acque pulite, ma la, il conseguimento della bandiera blu sottolinea che ci sia un'idoneità delle acque, che ci siano informazioni aggiornate sulla appunto sulle le analisi delle acque, che non ci siano nessun tipo di carichi di acque reflue e industriali sulla spiaggia, che le spiagge siano pulite e dotate di servizi efficienti, che la spiaggia abbia sicurezza e giusti equipaggiamenti, che ci sia l'accessibilità a persone diversamente abili, che ci sia equilibrio tra ambiente e servizi. E se tutte queste cose ci sono, allora la bandiera viene consegnata. Cecina e tutti i suoi stabilimenti sono risultati idonei ad essere premiati con la bandiera blu, che viene consegnata dalla FEE, che è un'organizzazione no profit che ha come suo obiettivo la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità, e quindi attraverso anche programmi ed educazione ambientale in ben 81 paesi. Quindi questo è un riconoscimento importante ed è per questo che sono presenti tutte le principali cariche. Per consegnare la bandiera blu io chiamo simbolicamente il nostro direttore artistico Alessandro Schiavetti e il presidente dell'associazione Oro Spicina Marzio Porri, che non sono proprio due vallette, però questi c'erano e ce li teniamo. Buonasera. Buonasera Alessandro. Buonasera. Alessandro, io approfitto buonasera della tua presenza in qualità di direttore artistico perché, e soprattutto portatore, tedoforo della bandiera blu, perché siamo qui a Marina, questa è una cosa molto importante, avete raddoppiato il festival, insomma penso che ci siano dei grossi motivi di soddisfazione. Io che sono fissata con i ringraziamenti lo sono a giusta ragione, perché questo festival anno dopo anno cresce, conferma i suoi sponsor, c'è la volontà da parte di tutti di fare sempre meglio e non è una cosa scontata in questi tempi. Buonasera a tutti, io colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che sono venute qua stasera a seguirci per le due serate precedenti, tutta l'amministrazione comunale che è presente, tutte le autorità che sono sul palco, Marzio Porri, presidente dello Spicina, ma un ringraziamento speciale però voglio farlo in particolare a una persona che nel 2016 ha creduto fortemente in questo festival, che prima era stato privatizzato, ma ha deciso di riportarlo nelle piazze di Cecina e qui a Marina, oltre anche a Federico Fulceri, qui quest'anno, che è presidente del CCN, e ha preso fortemente in mano questa parte culturale, decidendo veramente di dare a questa cittadina, nonostante ci siano tantissime cose belle, tipo il litorale che è diventata una perla davvero della costa etrusca, ma un festival importante come questo è soprattutto grazie a una persona che è qua stasera, che voglio ringraziare, a cui voglio stringere la mano, e che è il sindaco Samuele Lippi, a cui consegno ufficialmente la bandiera blu. Bandiera blu che è stata consegnata nei giorni scorsi dal 15 in tutti gli stabilimenti, e dopo vedremo anche il filmato della consegna ufficiale. Eccola qua, bandiera blu 2023, non è certo il primo anno che Cecina la riceve, ma è una conferma delle buone pratiche. Sono oltre 20 anni che ricevete, ma vuol dire che confermate tutto quello che di buono c'è in questa città, migliorandola.
foto istituzionale, avete fatto tutti, molto bene. Allora io vi ringrazio, sindaco, se vuole dire una parola e adesso mandiamo, adesso mandiamo il video della consegna. Lo mandiamo, sì. Intanto lo mandiamo alle nostre spalle, il video della consegna che è stata fatta nei giorni scorsi a ogni singolo stabilimento. Sventoli questa bandiera blu, che è stata consegnata anche in una giornata di con un bel vento. Ultimamente tempo. Anche ieri sera c'era un bel maestralino, ci ha rinfrescato, anche ora. Sindaco, allora sarà contento. Sì. Io sono contento della bandiera blu, sono contento del lavoro che è stato fatto e volevo ringraziare con l'occasione i nostri rappresentanti delle forze armate, le forze di sicurezza, forze di pace, forze che presidiano il territorio, partendo dalla Capitaneria di Porto, che è quella che insomma proprio ha parecchio a che fare col mare, i Vigili del Fuoco sempre in tutte le occasioni, la Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia Municipale, la Polizia di Stato e i Carabinieri, sempre presenti, insomma, noi tutti, ma insomma, veramente un ringraziamento a loro, un ringraziamento a voi due, al mio vice sindaco e al consigliere Niccolini, che sono gli Highlander della giunta, che sono quelli che hanno resistito per più tempo con me, che hanno seguito la bandiera blu e che insomma ha svariato altre cose, ma insomma in questo caso specifico sicuramente la bandiera blu. E un ringraziamento anche a Filippo Ciampini, che è il funzionario che segue le pratiche, le procedure, che sono piuttosto complesse. Non è come qualcuno pensa, si paga, no, non è un problema di pagare, è un problema di massima attenzione alle procedure, ai meccanismi, che coinvolge appunto gli stabilimenti balneari. Poi Federico Furceri, il neo presidente del CCN, a cui faccio i miei migliori auguri per un futuro lavoro già partito quest'anno, ma insomma già quest'anno si è visto un cambio di passo, portando per esempio, credendo parecchio nella
realizzazione di questo evento anche su Marina. Marzio e Alessandro, dove siete? Venite anche voi, perché come ho detto l'altra sera, questa per me addirittura questa è proprio l'ultima sera a Marina, l'ultima sera in cui parteciperò come sindaco a raccontandoci, che è uno degli eventi a cui tengo di più. E Alessandro ha ricordato che c'è stato un periodo in cui c'era anche una fondazione, la Fondazione Gaglia, che ringrazio sempre, che ha sostanziato e fatto un sacco di cose, e però quando sono arrivato, insomma, mi ero posto il problema che, insomma, anche l'ente pubblico avrebbe dovuto, insomma, fare qualcosa, quindi sostenere. E quindi abbiamo ripreso in mano raccontandoci con tanti autori, con tanti personaggi simpatici e meno simpatici, ma qui mi fermo. E un ringraziamento davvero alla passione che viene messa da Marzio, da Alessandro, all'organizzazione, alla nostra, non mi ricordo per nome, Elena. Se parli di me, sì, se invece qualcun altro, non so. E un ringraziamento a tutti voi. E spero che ho visto queste immagini, sono contento, perché in questi anni, nella riqualificazione, nella valorizzazione delle strutture pubbliche e delle parti pubbliche, anche poi i privati hanno riqualificato, e quindi, insomma, gli stabilimenti sono tutti belli. Oggi il viale di Marina, così come tante cose, è assolutamente una attrazione, è degno, è bello, e quindi sono veramente soddisfatto. E come dico sempre, la politica non è di destra o di sinistra, la politica è amare la nostra città, amare i nostri fratelli, e ognuno di noi può fare qualcosa tutti i giorni, in ogni piccolo gesto. E quindi mi auguro, insomma, di aver dato un segnale, grazie a contributi anche economici di finanziamenti, contributi dei cittadini, dei turisti. Mi scuso coi turisti per i disagi che purtroppo ci sono, qualche volta nella raccolta dei rifiuti, qualche volta nel taglio dell'erba. Vi assicuro che ci mettiamo tutta l'energia possibile e immaginabile, ma non si arriva mai, e quindi è difficile, è una guerra veramente complicata. Però, insomma, per me è un gran piacere essere qui stasera. Vi saluto tutti, vi abbraccio, buona estate e buon bagno. Mi raccomando, quando c'è la bandiera rossa il bagno non si fa, perché sennò poi si mette a repentaglio la vita dei bagnini. E poi rispettate le boe, è vero, insomma, facciamo a modo, si dice. Grazie. Grazie a Samuele Lippi, primo cittadino della città di Cecina, grazie alle autorità che sono state con noi, grazie a tutti voi. E io chiederei alla regia se, mentre vi saluto e vi concedo, manda un altro meraviglioso video, così che ci accompagna nella seconda parte della serata. Sì.